Il primo tricolore, bandiera nazionale della Repubblica Cispadana, scortata da una rappresentanza della Guardia Civica Reggiana che è stata ricostruita con grande cura nelle uniformi, l'armamento e l'equipaggiamento dell'epoca. E poi la volta delle insegne, che si schierano nel cortile per rendere gli onori alla bandiera marciante più lunga del mondo. L'intensità emotiva per tutti è al massimo. È un momento di particolare emozione quando, con la testa del drappo ferma in mezzo al cortile d'onore, la banda, il coro e tutto il pubblico a gran voce eseguono l'inno di Mameli e il canto degli italiani. Eccezionalità e originalità dell'evento si ritrova sorprendentemente coinvolto in un'atmosfera di autentica passione patriottica e molti occhi sono lucidi. Beh, dicevo adesso con il governatore dell'IOS che effettivamente è un evento storico per la città. Io non so quanto si potrà ancora verificare a Modena, diciamo, il desideramento. Sembra un segnale della riscoperta del senso dell'appartenenza a una patria comune. È l'attestato più probante che la patria non è morta, come qualcuno in tempi recenti ha ipotizzato. È vero che sull'Italia di oggi gravano ancora i postumi della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ostacolano la ricostruzione di una memoria storica condivisa. È anche vero che fossati sempre più profondi si stanno scavando nel tessuto sociale in un crescendo di contrapposizioni ideologiche, politiche, sociali, religiose, economiche, culturali. Se poi a tutto ciò aggiungiamo la forte spinta all'internazionalizzazione e l'inarrestabile processo di globalizzazione che caratterizzano l'attualità, parlare di patria unicamente in termini di terra dei patri rischia di rimanere uno sterile esercizio accademico. Tutto questo è vero e reale. Ma in questo 150
60° anniversario dell'Unità d'Italia, anche grazie alle numerose e variegate celebrazioni svolte in tutto il paese, qualcosa si sta muovendo. Pur con la necessaria cautela, sembra che si stia facendo strada una nuova idea di patria italiana, forse meno romantica ed eroica di quella che ha animato le gesta dei nostri progenitori sui campi di battaglia del Risorgimento, ma pur sempre capace di generare un forte sentimento di appartenenza alla nostra bella Italia. L'Italia che è stata capace, ieri, di risorgere dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, di imporsi sulla scena internazionale con l'inconfondibile e inimitabile marchio dell'umanità, della cultura, dell'arte, del gusto e della qualità della vita. E ieri come oggi, dimostrarsi disponibile all'incontro e all'accoglienza, nonché aperta all'Europa e al mondo intero. No, la patria non è morta e non morirà finché riguarderemo alla nostra bandiera, intrisa del sangue di coloro che sotto i suoi colori hanno combattuto e sono caduti, come al simbolo della nostra volontà di unità, coesione, solidarietà e pace. Proprio come esortava a fare Giosuè Carducci nel vibrante discorso pronunciato a Reggio Emilia in occasione del primo compleanno centenario del tricolore, il 7 gennaio 1897. Sii benedetta, benedetta nell'immacolata origine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre, nei secoli. Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci nel santo vessillo, ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all'Etna, le nevi delle Alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augusta. Il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei sani. Il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù dei poeti. Il rosso, la passione del sangue dei martiri e degli eroi. E subito il popolo cantò alla sua bandiera che la era la più bella e che sempre voleva lei. E con lei la libertà. Su queste basi sarà più facile riuscire a compensare le interpretazioni e i giudizi di parte, ammettere con onestà intellettuale e storica gli errori commessi, ad accettare e a metabolizzare con un sereno e condiviso lavoro di revisione quanto di negativo sussiste nel nostro passato, che sarà comunque e sempre il nostro passato. La nostra storia, che non si può negare, la nostra memoria condivisa, e forse impareremo anche a non ricadere negli stessi errori. Quest'anno è le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno un significato, una valenza diversa, superiore rispetto agli altri anni, perché coincide con le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La Repubblica è quello che tiene insieme gli italiani e sotto la Costituzione riusciremo ad andare avanti e creare qualcosa di buono e di nuovo per i nostri figli, per il nostro futuro. Ha un grande significato, perché la Festa della Repubblica penso sia la festa principale per la democrazia specialmente. Io sono comunque un ufficiale di congedo e ci credo. It's very inspirational, it's very emotional, you know, to see that you are very proud of your country and your flag. I've never seen such a long flag in my life. Where are you from? I'm from Malaysia, Kuala Lumpur, and yes, and it's very nice. And God has been kind for the weather. È stata una manifestazione di patriottismo. Usiamo questa parola che è un po' desueta, ma
tradizioni, la storia, l'arte e perché no, il cibo, la qualità della vita, tutte queste cose che fanno dell'Italia il paese più bello del mondo. Infatti è stato un momento che ha espresso grande, tu pensi che possa essere un buon auspicio questo? Io lo credo, sono sinceramente convinto che in fondo al cuore di ogni italiano c'è un desiderio di dignità, di coesione, di solidarietà. Questo fondo è più o meno profondo a seconda della sensibilità che ognuno di noi è. Penso